quando è buio. Sarà un ponte di Ferragosto all'insegna del bel tempo. 10 milioni gli italiani che hanno scelto le località di Maure. Sentiamo Laura Cason. È finita la lunga fase di caldo record che per settimane non ha dato tregua né ai turisti né a chi era costretto a casa. Finalmente si respira. Tempo tornato alla stabilità, un soleggiamento diffuso su gran parte del paese, qualche velatura che passa al nord e poche nubi da calore che si formano a ridosso delle Alpi. Varrà soprattutto per le giornate di domani e dopodomani, con temperature gradevoli che comunque tenderanno a salire un po' nei valori massimi, ma che saranno comunque tenute su valori sopportabili dal vento di maestrale che ancora insiste, soprattutto al meridione. Ovunque sulle spiagge è pienone. Nel ponte di Ferragosto ben 10 milioni di persone hanno occupato gli stabilimenti balneari italiani, segnando una crescita del 16% rispetto allo scorso anno. Gongolano gli albergatori. Dopo un sorprendente luglio, un agosto eccezionale. Il giro d'affari da 200 milioni di euro. Sotto l'ombrellone un turista su 5 è straniero e si ferma da noi in media 5 giorni. Un dato molto positivo, condizionato anche dalle crisi e dalle tensioni internazionali. Per quel che ci riguarda, complessivamente gli italiani in vacanza, al mare o in montagna, sono 34 milioni, il 9,5% in più rispetto al 2016. E sarà anche